Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video dei Milanisti del Web. Io sono Vien Rossonero e dopo aver visto il video del mio collega Marco, che saluto tra l'altro su Ibra, ho invitato, a grande richiesta, no, scherzo, un mio amico napoletano con cui parlerò un po', diciamo, faremo un po' un video così per parlare della situazione del Napoli e vedere che parere ha, qual è la sua idea. Tanto saluta Tommy. Ok, Eccomi. sembra molto radiosportivo sta cosa, no? Perché lo chiamano, vabbè. Allora, inizierei Ascolta, dicendo come ti è sembrata questa partenza del Napoli, che comunque ha deluso un po' tutti, perché settima in classifica, in Champions più o meno va, però con grande difficoltà. a grandi linee. Ok, vai. E allora, le prime 3-4 giornate non erano neanche state così male, cioè, a parte, vabbè, perdere a Torino ci sta. Sì, poi ti Però ricordi, l'abbiamo visto insieme, comunque grande partita. Nel senso la Juve meritava di vincere, secondo me, perché ha giocato meglio. Però c'era comunque la voglia che secondo me è un po' venuta a mancare dopo, perché vedendo le partite non c'era più quell'intensità di gioco. Cioè c'era ad agosto e non c'è a novembre, cosa molto strana perché di solito è il contrario. Molto, anzi, il contrario. Ma più che altro, secondo me, c'è stato un declino dopo, credo, la partita contro l'Atalanta, quando abbiamo pareggiato 2-2 in Ah, quella casa, sì, sì, un po' dell'episodio rubata. rigore? Sì, sta dubbioso. Sì. Dopo di quella partita non abbiamo mai più vinto e abbiamo solamente o pareggiato o perso. E da lì, appunto, da lì. E prima di quello, sì. C'erano lo stesso alti e bassi, ma con più Altalenanti, però comunque le intensità. vittorie arrivavano. Sì, giusto. E da lì basta, proprio zero totale, anche a livello di gioco, Ma niente. secondo te è anche dovuto a quel casino che c'è stato col figlio del presidente, con i giocatori, col ritiro, o è solo colpa dell'allenatore? Secondo me poi. No, anzi, secondo me l'allenatore ha una colpa, ma è minima, perché più che altro, cioè tu non puoi mettere in discussione Ancelotti, questo è il punto, no? Lui Sì. in estate aveva chiesto due cose, un giocatore veloce in attacco e un trequartista che possa rendere al meglio con il suo modo di giocare, ok? Che era James Rodriguez, però, niente. Non è arrivato e diciamo che è stato, tra virgolette, preso in giro, no? Secondo me, dal punto di vista da De Laurentiis. Secondo me De Laurentiis è il primo che si deve prendere tutte le colpe proprio per questo. Sì, perché ha Però gestito la situazione. è anche vero che in campo ci vanno i giocatori, però. E quindi una buona parte di colpa anche dei giocatori, perché alla fine tu puoi dire quello che vuoi, ma i giocatori fanno la differenza dopo quella che. Dunque, secondo te, quelle discussioni che si dicono ci siano state tra Allan, Insigne, il figlio di De Laurentiis? Secondo te a livello psicologico, cioè loro scendono in campo e dicono: ma io devo giocare per loro. Cioè, secondo me anche quello ha influenzato Influenzato perché molto. comunque secondo me il comportamento dei giocatori di ammutinarsi, diciamo, per il ritiro è sbagliato. Perché sì, la scelta viene dal tuo capo, e anche se non la condividi, tu devi rispettarlo perché lui ti dà da mangiare. Dunque, secondo me là è stato un comportamento sbagliato, sia. Secondo me la scelta di De Laurentiis era sbagliata, ma anche ora che è stata presa la devi rispettare tu. Dunque quello già secondo me ha un po' scaldato un po' gli animi che poi ha portato a una rottura totale secondo me. Cioè Il ormai punto è, ognuno va per conti suoi. Vai, parla. sì, perché il punto è, De Laurentiis comanda, se non ti va bene quello che vuole, chiedi la cessione, se no resti lì ma con le sue regole, cioè non è che puoi svegliarti e pensare di fare quello che vuoi, capito? Sì, perché sei un suo tesserato, sei, cioè. Di rifiutarti di andare in ritiro, di andartene a casa, che poi tu dici, vabbè, uno, no, tutta la squadra ha fatto così. Infatti, le conseguenze sono state multe a tutti i giocatori, anche abbastanza pesanti, tra Insigne quasi mezzo milione, per dire, 350.000 euro, per dirne uno, capito? Dunque, secondo te, questa stagione. Dove può arrivare il Napoli, secondo te?
Allora, con i giocatori che ha basta una partita per risollevare l'animo, però quella partita bisogna trovarla. Secondo me, ad oggi, quello che può ambire è il quarto posto, cioè l'arrivo in Champions, non di più, perché Ha dopo perso troppi punti, troppo quante perso giornate sono passate? 15? 14? troppo. Più o meno, sì. Meno 17 da Inter e meno 16 dalla Juve, capisci che recuperarli è quasi impossibile. Però secondo me già una Lazio, non dico si può arrivare là, però secondo me a fine anno il Napoli potrà essere più o meno là a combattere per il terzo No, posto. Poi sì, quello dipende, di sicuro. dipende quando ci sarà la ripresa e se ci sarà una ripresa, perché Appunto. l'organico non manca. La cosa che secondo me penalizzerà o avvantaggerà il Napoli è il mercato di gennaio, perché là si vede cosa farà De Laurentiis. Se cederà quelli che deve cedere, se ne comprerà qualcuno a sto punto, perché secondo me qualcuno serve al Napoli. Centrocampista sicuro. No, ma infatti, Però non lo secondo so, me, dimmi tu allora, cosa. a livello di cessioni non credo cambierà la squadra. Sarebbe anche abbastanza inutile Non credi vendere. che boh, i Mertens, i Caglia Con, quelli che avevano i Ma vecchi, diciamo, che erano sì, cioè. stati un po' No, insultati da allora. De Laurentiis anche. Secondo me, se dovessero andarsene, se ne andranno a fine stagione, perché è anche abbastanza inutile Sì, privarsi di giocatori giusto, come giusto. Mertens e Caglia Con, che sono abbastanza fondamentali. Anzi, che Mertens ha fatto quei gol pesanti, che quello a Liverpool, per esempio, che ha quasi salvato una stagione, cioè nel senso, poi non si sa, magari. Ecco, parlando di Liverpool, no, quando è che gioca il Napoli? Martedì o mercoledì? Mercoledì? Il Napoli dovrebbe giocare martedì, No, perché ha martedì. giocato mercoledì. Sì, giusto. Contro il Genk in casa, Sì, in giusto? casa. Serve un punto per passare. A meno che il. Chi è che. No, l'Ipsia pareggi, no? Com'è che era la situazione? Il Salisburgo? Salisburgo, scusa. Li Sì, confondo, allora. Red Bull e quelli là. Sì, no, allora, noi abbiamo 9 punti, il Liverpool ne ha 10. E il Salisburgo ne dovrebbe avere 7, può darsi. Sì, 7. Con gli Quindi scontri diretti a sì, favore del Napoli. sia col Salisburgo sia col Liverpool abbiamo gli scontri diretti a favore, quindi questo ci dovrebbe Sì, è un avvantaggiare. vantaggio, vantaggio. Dunque, se il Andando Liverpool abbastanza. pareggia, il Napoli va primo. Se vince. Se il Liverpool pareggia, il Napoli va primo. Ma tu come la vedi questa partita Cioè, col Genk? allora. E io cerco di essere sempre positivo, nel senso non penso Sì. mai, no, questa andiamo in campo, non la vinciamo, non riusciamo. Però il punto è che ho Vabbè, le fatto così anche sensazioni più o per. meno. No, io sono positivo, nel senso che comunque anche a Liverpool si è vista un'altra squadra rispetto al Ma campionato, infatti, secondo secondo me. me è come la Juve. Il Napoli, secondo me, è un po' come la Juve. Non trova motivazioni in campionato. Cioè, le trova, ma non quanto ne trova, per esempio, la Juve con l'Atletico o il Napoli con Liverpool, per dire. Sì, ma il problema è che la Juve poi vince anche il campionato, in qualche modo. No, comunque la vedo bene, cioè, Cioè, secondo me almeno. serve un mezzo disastro per non passare. Cioè, vuol dire che devi Sì, perdere in casa. anche perché il Genk mi sa che ha solo un punto nel girone, tra l'altro passa contro di noi, magari. Appunto, sì, mi ricordo, mi ricordo. Che poi aspetta, Quindi. se il Napoli perde, non è detto che non passi. Se il Napoli perde, dipende. Se il Liverpool vince, noi possiamo anche Anche se perdere, se pareggia, anche vinciamo. se pareggia, anche se Anche se pareggia. pareggio, sì, Il anche se Salisburgo pareggio. deve solo vincere e sperare che il Napoli perda. Cosa Sì, molto e difficile, poi, secondo me. tra l'altro, se il Salisburgo vince con uno o più gol di scarto e noi vinciamo, il Liverpool non passa. Sarebbe bello. Quindi anche questo serve un po', però Sarebbe. vabbè, Dunque, vedremo, vedremo. Champions, sei fiducioso per il passaggio agli ottavi? Sì, Chi prende il sono Napoli? fiducioso di credere. Sì, allora, passiamo come secondi o come primi? Ah boh, devi dirmelo tu. Allora, se passiamo come secondi, cosa che credo? Secondo me prendiamo il Manchester City. Segnatevelo. City, me lo segno, poi andiamo a rivederlo. Anche perché allora, è l'unica squadra che non voglio prendere, ok? Mettiamola così. Secondo me il Napoli prende una squadra, quelle un po' fisiche,
organizzate, non magari con dei grandi fenomeni, però agli ottavi sono tutte grandi squadre, cioè buone squadre Sì, comunque, esatto, non è niente scontato, non è come i gironi che magari c'è quella squadra, so, il Genk o il sì. Sì, Stella Rossa, Lazio, con tutto il rispetto, Slavia però. Praga, quel lì. Perché anche, no, lo Slavia Praga comunque, io non vorrei dire, ma ha tenuto testa a Liverpool, sì, Barcellona, Borussia e Inter, giocando sempre a calcio, cioè vuol dire che comunque era una Sì. squadra, magari non aveva La il grande fenomeno che gliela buttava dentro, però la squadra c'era, girava bene anche. sì, no, cioè io non ho seguito tanto l'Inter nella Champions, però per quello che ho visto non ha giocato male, però a livello di giocatori è tutto molto inferiore anche a altre squadre. Sì. Bene, hai sentito l'intervista di Ibra un po' di giorni fa, un paio di giorni fa, credo. Cioè, hai Sì, sentito, hai qualcosina. visto. Sì, qualcosina, qualcosina. Secondo te, tra quelle squadre che erano interessate a lui, tra cui c'era anche il Napoli, Ibra, secondo te può andare al Napoli o no? Prima di la tua, poi dico la mia. Allora, secondo me c'è una piccola probabilità, ma è minima, più che altro per magari un rapporto con Ancelotti o cosa, ma non vedo altri sbaragli, cioè nel senso secondo me è pochissima la percentuale che arrivi Ibra. Cioè vedo Anche più probabile un suo approdo a Milan, al Milan. molto più probabile, Allora, sì. secondo me, con quelle tre dichiarazioni che ha detto, cioè andrò in un posto che una squadra storica che deve vincere contro tutte e contro tutti, tiene in ballo un po' tutte, però poi analizza un po' il Bologna. Perché, vabbè, non credo che il Bologna punti alla vittoria. No, no, Poi anzi. storica, il Bologna un po' di storia ce l'ha, il Napoli. Sai come la Molto simile. penso? No, non mi esprimo perché. Vabbè, diciamo che qualcosina ha vinto comunque. Sì, ma Nel senso, Coppa UEFA, due scudetti, qualche. Ah, poco. qualcosa ha vinto, diciamo. Dai, un po' di storietta ce l'ha, dai. E poi Sì, c'è il vabbè, no, Milan che, comunque. vabbè. Poi ha detto, però devo anche tener conto delle volontà della mia famiglia. E là ho pensato. Ho sempre, cioè, sentivo nei video, comunque leggevo le interviste, la moglie di Ibra ama Milano, cioè nel senso, hanno una casa lì. Poi ho scoperto un paio di anni fa che il mio ortopedico, era lo stesso del figlio di Ibra quando era a Milano. Cioè, anche dopo, beh. È proprio così della mia. Cioè, è la moglie. Piuttosto che una Napoli o di una Bologna, che magari Bologna c'è anche più comodo nel senso di Napoli, perché 2 ore sei là. È comunque una grande città, è una buona città. Però Napoli già vedi, non di, non, senza pregiudizi, intendo come città. Lei dice di amare Milano, poi Milano geograficamente, lei credo sia svedese, è anche più vicina da raggiungere la Svezia, da Milano che da Napoli. Sì. Comunque con No, ma questo mi dà una percezione che lui voglio andare al Milan. Poi Ibra, si sa, 2 settimane fa ha detto la cosa là della squadra svedese, mi era venuto un colpo. Poi aveva detto quella cosa normale. della Spagna, invece era una cosa pubblicitaria. Dunque con Ibra non si sa mai, però. Sì, ma molte cose che passano su internet sono quasi tutte false, poi bisogna vedere i fatti, cosa succede No, no, veramente. ma Cioè, questa è poi un'intervista vera, vera. L'ha fatto in sì, un no, io dico in giornale. generale. Sì. Sì, no, ma l'ho visto qualcosa, dico in generale io. Quindi, secondo me, ripeto, c'è una probabilità maggiore che vada al Milan. Proprio perché il Milan è la squadra che ha tutte le caratteristiche di cui ha bisogno, appunto. Questo è. E poi secondo me uno come Ibra nello spogliatoio del Milan serve, perché comunque è una squadra giovane, uno Sì, è così secondo me ti cambia la testa proprio, perché vero. No, cioè no, è vero. se non dai il massimo con Ibra in campo vuol dire che hai qualche problema. Cioè è proprio lui, è tipo quando giochi con Ronaldo, con Messi, devi cercare di dare sempre il massimo, no? Sono quei Sì. campioni che ti fanno dare tutto. Senti, poi non No, no, so è se hai vero. visto ieri, c'era la Coppa Italia. Sì. E a sorpresa, grande sorpresa, comunque tutte partite, volevo fare il post partita ieri ma poi non ho avuto tempo, Tutte partite che se ti giocavi l'over 2,5 vincevi. Beccavi tutte. 5 a 1, 4 a 0. Sì. E No, no, cioè, ho il Napoli ha preso il Perugia. sì.
Ah, tu dimmi come affronti, Allora, cosa ne pensi della Coppa Italia in generale, poi cosa ne pensi di Perugia-Napoli, anche se me l'hai già detto oggi, se non sbaglio. ok. Allora, innanzitutto ci è andata anche abbastanza di fortuna che siamo riusciti a beccare il Perugia. Comunque è una squadra più facile da giocare contro rispetto al Sassuolo. Però, cioè, vedendo il periodo che sta vivendo il Napoli, non escluderei un colpo di scena, eh. Poi è Clamoroso. vero che la Coppa Italia si giocherà quando? A gennaio. Credo di sì. Quindi comunque c'è ancora tempo, però nulla è possibile. L'unica cosa è affrontare la partita non con leggerezza, sapendo che vai a affrontare una squadra di B, buona. Perché quello poi può causare la sconfitta. Cioè, a livello di giocatori è 6 volte superiore, no? Sì, Ma sì. lo è anche contro squadre che ha perso il campionato, quindi tutto è possibile. Ma cosa ne pensi della Coppa Italia come coppa? Ti piace o non ti Allora, piace? Come la calcoli? Come la. A no, beh, allora, la Coppa Italia me sì, allora non piace mi piace molto. personalmente. Sì, no, è bella perché comunque ci dà la possibilità anche a squadre di bassa categoria di affrontare magari anche squadre alte. Mi riferisco all'anno scorso, 2 anni fa, quando è che l'Inter ha giocato col il Pordenone, che era in Sì. Cimbi. C'era Milan Alessandria anche. Sì, cioè, per dire, no? Quindi comunque c'è anche la possibilità di squadre piccole di Serie C o D di affrontare comunque le più grandi d'Italia. Perciò a me in generale mi piace, Che una bella poi è competizione, a sempre una prescindere. coppa. Cioè io. Sì. È sempre un trofeo. Minore, ma è Sì, sempre è un sempre un trofeo. trofeo. È un trofeo minore rispetto al campionato, sempre la sua cosa, però è sempre una Tanto è un coppa. trofeo. L'unica cosa che non mi piace tanto è forse che le squadre, diciamo, grandi entrano direttamente dagli ottavi. Forse è l'unica cosa. Come in Inghilterra che. Come, ecco, in Inghilterra tutti giocano dal primo turno. Vedi, in Inghilterra danno più importanza, non dico quasi più importanza alle coppe di Lega che alla Premier, però sono molto importanti le coppe di Lega. Ne hanno addirittura due loro, tra l'altro. Sì, c'è la Quindi FA Cup e la Community è la Shield. Carabao. Ah, la No, ecco, è la Carabao. Carabao. Sì. Vedi. Una se la giocano fino a dicembre, l'altra da gennaio. Cioè, non perdono un attimo. In Forse però l'Inter. Inghilterra sfruttano ogni cosa per fare più partite fanno, più soldi guadagnano e fanno bene. In Italia, per esempio, si fermano a Natale, cioè a Natale, al Boxing Day. Secondo me era Sì. anche una cosa carina da fare, cioè era bello. Poi ovviamente anche i giocatori sono persone umane, nel senso che da quel punto di Vabbè, vista. ora non sono robot. Sì, Sì. sì, sì. Niente. Direi che per oggi va bene, 18 minuti di video, chi se li guarda? Nessuno ovviamente. Io Però comunque li vabbè. vedrò poco. Spero. Magari facciamo un video dopo Napoli Genk. Facciamo un video per Vai, vedere sensazioni. O sì, ci sta. dopo Udinese Napoli, se succede, che ne so, ne prendi tre, vieni qua, ti sfoghi, vai. Non è da escludere, non è da Io escludere. ho lasagna al fantacalcio. Ieri ho visto l'Udinese, ma ha sbagliato due gol clamorosi lasagna. Cioè, veramente scandaloso. Cioè, l'anno scorso mi piaceva pure, cioè era bravo, nel senso. E poi viene convocato in nazionale, quelli a caso. Vabbè. Ciao Vabbè. Tommy. Ciao, ciao, grazie. Ciao.